Il lavoro è definito come il prodotto scalare tra la forza e lo spostamento che è generato da questa forza. E è un prodotto scalare, quindi dovremmo moltiplicare il valore della forza per il valore dello spostamento e poi aggiungere il coseno dell'angolo compreso se c'è un angolo tra la forza e lo spostamento. Per ricordarla, usiamo la memo frase che sicuramente non ci si Sì, dimentica, che è esatto. lavorare fa schifo. Quindi le iniziali sono LFS, che ci ricordano appunto che il lavoro è forza per spostamento. Unità di misura. Il lavoro è un'energia e quindi si misura in joule o in calorie, anche se ovviamente la caloria di per sé non è utile nell'esercizio, ma spesso i dati vengono dati in calorie o magari le risposte vengono date in calorie. E quindi è importante sapere anche passare da una all'altra. Come vedete, una caloria sono 4,186 joule. Unità di misura alternative, usate meno, c'è l'erg, che equivale a 10 alla meno 7 joule, il wattora, che sono 3600 joule, e l'elettronvolt, che è 1,6 per 10 alla meno 19 joule. La potenza, invece, è il rapporto tra il lavoro e il tempo che è stato impiegato per compiere quel lavoro. E se si scrive il lavoro come forza per spostamento, si nota anche che la potenza si può calcolare come il prodotto tra la forza e la velocità con cui si muove l'oggetto a cui stiamo applicando questa forza. L'unità di misura è il watt, e il watt corrisponde appunto al joule diviso il secondo, proprio perché la potenza è lavoro diviso tempo. Siccome il lavoro dipende dal coseno di alfa, perché adesso è un prodotto scalare, allora siccome il coseno di alfa può essere sia positivo che negativo, anche il lavoro può essere sia positivo che negativo. Per esempio, nell'immagine a sinistra, quando l'angolo alfa è compreso tra 0 e 90 gradi, il coseno è maggiore di 0 e quindi abbiamo un lavoro che è positivo. Quando l'angolo alfa, per esempio, è uguale a 90 gradi, allora il coseno di 90 fa 0 e quindi, a prescindere dal valore di f o dal valore di s, il lavoro è uguale a 0 perché il coseno è uguale a 0. Se invece abbiamo un angolo che è maggiore di 90 gradi, cosa succede? Che il coseno diventa negativo e quindi forza per spostamento per coseno negativo dà un risultato negativo e quindi il lavoro risulta essere negativo. Ok, abbiamo un esercizio guidato. Abbiamo un carrello che si muove da solo nei reparti di un supermercato. Gigi lo afferra e esercita una forza di 20 N per frenarlo, ma il carrello si muove per altri 2 metri prima di fermarsi. La forza forma un angolo di 180 nella direzione dello spostamento. Dobbiamo trovare il lavoro che fa Gigi. Quindi usiamo le formule che abbiamo visto prima. Il verso della forza è opposto a quello dello spostamento, quindi sarà una forza resistente. L'angolo tra forza e spostamento è 180, quindi il coseno di alfa sarà uguale a meno 1. Utilizziamo la formula del lavoro, che appunto è il prodotto scalare tra forza e spostamento, in cui appunto compare anche il coseno dell'angolo alfa. Quello che otteniamo è appunto il lavoro uguale a 20 per 2 per il meno 1, che è il coseno di 180 che abbiamo trovato prima. Quindi il lavoro sarà meno 40 joule. Quindi la risposta corretta appunto era la E. Qua bisogna stare attenti un po' con i segni e vedere più o meno dove andava, che segno aveva il lavoro. Ok, ora passiamo all'energia meccanica. Quindi per esprimere l'energia meccanica dobbiamo prima introdurre due grandezze, di cui una è il potenziale, che indichiamo con la lettera U, ed è l'energia che un oggetto possiede a causa della sua posizione nello spazio. Quindi se un oggetto, ad esempio, è ad una certa altezza, quell'oggetto possiede un'energia solo per il fatto di essere a quell'altezza lì. Quindi è un'energia, come dice il nome, potenziale. Per l'energia potenziale gravitazionale usiamo la formula m per g per h, quindi un oggetto che sta ad una certa altezza possiede anch'esso energia, anche se sta fermo. Un'altra forma di energia è l'energia cinetica, quindi è l'energia che un oggetto possiede a causa del suo moto nello spazio. Quindi dipende appunto dalla velocità, quindi più la sua velocità è grande, allora sarà grande la sua energia cinetica. La sua formula è appunto k è uguale a un mezzo m per v al quadrato. In un sistema conservativo, quindi quando agiscono solo forze conservative, l'energia meccanica E si conserva. L'energia meccanica è data dalla somma di energia potenziale ed energia cinetica. Quindi l'energia meccanica iniziale sarà uguale all'energia meccanica finale. Questo qua è utilissimo negli esercizi. Di solito gli esercizi sono sempre messi in sistemi conservativi e quindi voi potete usare questo principio che è utilissimo. Facciamo un esercizio. Abbiamo una scalatrice di massa a 50 kg. E si arrampica fino alla cima di una palestra di roccia verticale.
e compie un lavoro pari a 6.000 joule. Cioè, quanto è alta approssimativamente la parete scalata? Cosa possiamo usare? Possiamo usare le formule del lavoro e la formula della la seconda legge della dinamica, quindi F uguale a M per A. La richiesta è appunto l'altezza di questa parete scalata dalla scalatrice. Abbiamo i nostri dati, approssimiamo l'accelerazione di gravità a 10 metri sul secondo quadrato e come prima cosa uguagliamo la... scriviamo che lo spostamento sarà uguale al lavoro fratto la forza peso, partendo dalla formula del lavoro. Quindi abbiamo 6.000 diviso 500 sarà uguale a 12 metri. In questo caso abbiamo usato come forza proprio la forza peso della scalatrice, quindi lei deve spostare il suo proprio peso ogni volta sopra la parete rocciosa. Quindi deve combattere contro la forza di gravità, diciamo. Quindi la parete è appunto alta 12 metri. Questa è la scalatrice. No, mi sa che di no. Questa è addirittura senza. Quindi...